Signori, siamo tornati su Higher Lower, un gioco che avevo portato tipo 3 mesi fa. E per chi non lo conoscesse, questo giochino, appunto, nel quale ti dice questa cosa a confronto di questa ha più views, o in generale è visitata di più, o ha meno views, non lo sapremo mai. Andiamo a provare. In caso in questo giochino avevo in mente di fare qualche challenge, del tipo ogni volta che sbaglio posso fare un tot o un tipo di penitenze. Fatemelo sapere voi nei commenti, ci si divertirà in non poco. Adesso, per chi non lo conoscesse, ve lo faccio vedere. Ma voi scrivetemi le challenge, iniziamo e speriamo di vincere. Incrociamo le dita. Ok signori, allora come vedete ci sono due cose a confronto. Ad esempio LinkedIn, che è cercata 37 milioni di volte. Ok, questo credo sia mensilmente, esatto, c'è scritto average monthly researches, quindi al mese. E Chris Benoit, che credo sia lower, esatto. Quindi se uno indovina, passa al successivo. La deforestazione credo sia higher, 201.000, perfetto, è higher. Il mio score è 14, ovvero il mio record. Ne ho indovinate 14 di fila. La chitarra, oddio, la chitarra meno. Vabbè, ma diciamo che questa era una prova per farvi vedere com'è. Allora, play again, e ora sì che si fa sul serio. Mind Wifery, non so cosa sia. Mentre Delta, credo di più che è una compagnia aerea, 4 milioni, il Super Bowl, un botto. Beh, che dire. Se per sbaglio questo fosse stato il video ogni volta che sbagli fai una penitenza, sarebbe finito in tragedia. Ma vabbè, questo l'ho sparato totalmente a caso, ok. Billy Joel, almeno. Kitty Genovese e David D, cioè sono due tipi sconosciuti. Higher, ok, totalmente a caso, non ho idea di chi siano. Trumpet di più, ma neanche di troppo. Perfetto. Immigration, beh, un botto l'immigrazione, 820.000. E Toy Story, grande, 1 milione. Un milione, jackpot bitches, l'ho indovinata, totalmente a caso. Cricket di meno. Come caspita è possibile il cricket? Cioè il cricket c'ha 7 milioni di ricerche al mese, il cricket. Il cricket, ok, ora voi mi scrivete se avete mai cercato o giocato a cricket. Su, scrivetemelo, no, perché 7 milioni di ricerche il cricket. Anche no, la clamidia ne ha 1.220.000, ok, la cost di più, ok, che è la marca quella di vestiti che onestamente non fa per me. I rinoceronti di meno, belli i rinoceronti, ho sempre voluto vedere i rinoceronti. 200.000, perfetto. Amsterdam ne avrà un bordello, esatto, piccoli drogatelli. Cos'è Scented Candles? No, vedi, meno. Ah, sulle candele profumate. Che cagatina. Oh, Mirror's Edge, bellissimo, bellissimo. Ci hanno fatto anche un film, Catalyst dovrebbe chiamarsi. Colombia, credo di più. 1 milione, come Toy Story. Tra l'altro il bel... Tiger Woods, boh, di più. 1.830.000. Tra l'altro Tiger Woods è quello che fa golf. È il golfista più pagato al mondo, o lo sportivo più pagato al mondo, non lo so. Gran Torino, non ho idea di cosa sia. Un saluto a tutti i torinesi. Barry Manning, dai, chi è sto imbecille? Chi è sto imbecille? Ora lo vado a cercare. Ma dai, è un cantante nato negli anni 40. Ed è pure gay. Ma vabbè, questo è un dettaglio. È un cantante nato negli anni 40 e ha più ricerche. Cioè, play again. Cioè, vedete quanto si... Nord Corea. Oh, Kim Jong coso. Kim Jong dum. Jam jam jam. Jam jam jam. Un saluto a Kim Jong. Guardate quelli tutti così. Tutti. Kim Jong un. Kim Jong un. Ok, i bitcoin. Boh. Qua è dura. Siamo solo a 2. Meno. Voglio piangere. Mi voglio mettere a piangere. No, ora carichi. Concentrati. Concentrati. Ok, Oman. Oman. Ok. Lower. Perfetto. Ok, stracarichi. Ora stracarico, concentrato. Musica di carica. Ok. Everton. Di più. Oddio, 1.800.000 l'Everton. Ok. Daft Punk di meno, ma neanche troppo. Quasi la metà. Poco di meno della metà. Malala, che è la tipa che ha fatto il libro. Dai, oddio, difficilissimo. Meno. Ok. Ok, un saluto a Malala, che so che segue sempre i miei video. Turchia, che è la città da dove proviene Malala. No, non è vero, l'ho sparato a caso. Mobile Strike. Pubblicità in game, attenzione. Così, pubblicità non pagata. Ma va bene, abbiamo fatto giusto. Miley Cyrus. Miley Cyrus, un saluto. Anche lei so che segue sempre i miei video. Perfetto. L'Atletico, meno. La metà, la metà. Narcos, meno. Pari, ok.
quando è pari, per chi non lo sapesse, sia che fai higher o che fai lower ti dà lo stesso vinta, quindi in ogni caso è un punto gratis. Sì, un punto gratis. PlayStation VR. Boh. Ok, meno, ho fatto meno totalmente a caso. Denti, che schifo, fai higher, higher. Via, 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 cambia, che schifo. Beh, 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 beh. Palm Island, meno. Cambia. Beh, 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 schifo. Ok. US Open, vabbè, di più, strafamosi in America. In Italia, ovviamente, non sono quasi per nulla cercati. Oh, vedete che siamo carichi, siamo già 14. Zitti, zitti. Rose Bowl? Rose Bowl. Rose Bowl, ho capito che è uno stadio ed è pure rosa. Ma ne ha di più o di meno? Ultimo tentativo. HTC Vive o Scarface? Vabbè, Scarface di me. Pari. Ok. Chapecoense. Ah, che è la squadra quella morta. Però vedete, entrare nel mindset concentrato ci ha fatto vincere. Ora superiamo il livello e finalmente chiudiamo il video gioiosi di aver vinto il livello. Game of Thrones, 11 milioni o Cristian... Dai, ma non vuoi mettermi... Ste cose, lower... Ok, Game of Thrones ne ha il doppio di Ronaldo. Ok. George Orwell, lower... Lord Orwell, momento didattico totalmente a caso, è quello che ha fatto La Fattoria degli Animali e 1945, una roba del genere. 1936, boh, una roba del genere. Comunque, due libri interessanti, non li ho letti assolutamente, però interessanti, so di cosa parlano almeno. Vi consiglio di leggere. No, non è vero, non fate, tanto li dovrete fare a scuola e saranno noiosissimi. HTC Vive, che è quello che abbiamo visto prima, 550.000, che è sostanzialmente come l'Oculus Rift. Miami Dolphin, di più, vai, totalmente a caso. Ok, perché il rugby funziona bene. MySpace. Dannazione. Sapevo che MySpace era cercato, ma non sapevo quanto. Shakira è più cercata della fame nel mondo. Ok, un saluto a Shakira. L'Algeria di meno. Vai, ora l'ultimo tentativo. Giuro che è l'ultimo tentativo. Winnie the Pooh. Di più? Ok, ok. Che tra l'altro, Winnie the Pooh, c'è una strana teoria per il quale, per la quale ogni personaggio rappresenta una sorta di droga. Boh, non lo so. O qualcosa del genere. Vabbè, comunque è questo gioco carino, vi posso fare i momenti didattici. La BMW, come direbbero gli americani, 6 milioni. Hand gliding, ovvero il... quello lì, vabbè, avete capito, 60.000, e vorrei farlo. Bellissimo, Meet Your Mother, bellissimo. Me la sto riguardando per la quinta volta. Una serie che consiglio a tutti. Un bacione. Bellissimo. Vabbè, questo lower. Lo consiglio assolutamente a tutti, guardatevi How I Met Your Mother e pure Jennifer Lopez. Questo non so cosa sia. No, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ok, ora lo giuro davvero, last tentativos, The Glass Castle Gunner Yorel Oreos. Non ho capito. Ora giuro solennemente che ce la facciamo. Nike, che in realtà si pronuncia Nike perché deriva dal greco, 14 milioni. Ok. Online poker meno, anche se ne avrà... No, neanche troppi, eh. Vabbè, questo di più? Ok, il sessismo, 820.000 al mese. L'Ebola, meno? Ok, perché credo che questo sito sia aggiornato a una cosa come il 2015-2016. Questo non so cosa sia. Cioè, non chi sia, non so cosa sia, proprio... Ok. Purtroppo il The Shards Redemption contro John Lewis. Credo che Lewis, Levi's, come si pronuncia, sia superiore. Dovrebbe essere la marca di vestiti. Bugs Bunny meno. Ok. What's up, Doc? What's up, Marvel? Anche la Marvel, grandissima. E anche qui, vedete, c'è il film della Marvel. Però credo sia aggiornato al 2015 sta cosa. 2015-2016. Di sicuro non al 2020, perché la Marvel ha più di 2 milioni di ricerche. Il Colosso di Rodi, grandissima città greca ormai distrutta. Il Diabete credo ne abbia di più del Colosso di Rodi, perfetto. E Street Fighter 5 credo di meno. Ok, perché ormai è un gioco degli anni 80 ed è già tanto che ne ha 110 al mese. Ok, ho perso. E ora vi starete chiedendo perché non ci hai fatto vedere che hai perso. Non lo saprete mai. Provate a indovinare nei commenti, ma non lo saprete mai. Non vi dirò mai perché non vi ho fatto vedere il motivo della mia sconfitta. Beagle contro Rottweiler.
Sì. Israele contro Brave New World. Credo che vinca Israele sia per potenza militare che Mastercard. 1 milione. Perfetto. Il giudaismo credo di meno. Ormai siamo in tema tutto Israele in sto range. Chester Bennington. Non so chi si. Dai, chi è Chester Bennington? Basta. Con Chester Bennington chiudiamo. Voglio cercare chi è Chester Bennington e la chiudiamo qui per sempre. Chester Bennington è stato un cantautore. Ah, è il tipo dei Linkin Park che è morto. E vabbè, ma ditelo prima allora. E che cazzpita.